Il bosco di Pietro. Ed eccoci, cari amici, per rispondere alle domande sulle creature extraterrestri, in attesa del contatto che certamente avverrà. Oggi ho la possibilità, con la videocamera nuova che mi è stata regalata, ringrazio mille, perché finalmente spero l'audio si possa sentire in modo da poter farvi avere delle informazioni che talvolta mi si chiedono e mi si chiedono da 20 anni. Però qualche volta, siccome il contatto doveva ancora avvenire, naturalmente dicevamo giustamente, adesso dovranno dire le cose, una volta dette ci crederanno, e quindi a questo punto potremo far sapere delle creature extraterrestri, di come sono fatte, di come sono e di come vivono. Purtroppo queste notizie ufficialmente non le hanno mai date. Ormai siamo nel 2019 e, pur apprenderci, dobbiamo per forza superare questi ostacoli che sono dati dal fatto che non hanno mai ufficializzato realmente un qualcosa all'esterno del mondo, quindi delle creature extraterrestri, la vita all'infuori della Terra. Dicono, poi non dicono, poi dicono, poi non dicono, e siamo sempre lì, e da decenni, e io questa divulgazione la faccio da 20 anni. Ovviamente però dire tutte le creature extraterrestri, io sono sempre stato bene a informarvi, però ovviamente la credibilità si può avere al 100% solamente quando poi la notizia diventa ufficiale. Per questo non mi ero mai dilungato così tanto. Però oggi è necessario, a parte che speriamo quindi l'audio sia migliore, quindi già una cosa in più, e poi è necessario, perché altre volte veramente l'audio non andava in nessuna maniera, una volta l'interferenza col telefono cellulare, una volta... Adesso, naturalmente la credibilità è quella che è, però non posso fare altrimenti. Ci crediate o non ci crediate, questa parte deve essere compiuta. Quindi creature di altri mondi. Io sono un tipo solitamente solitario, ma ho uno stile di vita. Solitario però non vuol dire non avere contatti. Solitario è lo stile di vita di potersi permettere di venire in posti come questi. Eppure siamo nel bosco di rispetto dell'aeroporto Malpensa, qui praticamente vicino al parco del Ticino, per intenderci. Quindi ci dovrebbero essere piene d'aerei, invece naturalmente le rotte in questo punto del bosco, della foresta potremmo dire, vengono differite. Vabbè, veniamo al dunque. Quindi la zona è quella. Comunque, veniamo al dunque. Quindi bassa provincia di Varese, la zona da Samarate, Ferno, insomma Lombardo, queste zone qua, e proprio nei boschi sperduti. Benissimo. Allora parliamo, ma comunque potrei farlo anche in Piazza Duomo questa cosa, però ovviamente qua stiamo sempre parlando di un problema di audio. Allora io lo faccio su un tavolino, in mezzo al bosco, dovrebbe venire meglio. Telecamera migliorata. Benissimo. Veniamo al dunque. Quindi queste creature, i contatti, mentre sono un tipo solitario solitamente, ecco che invece con queste creature me la faccio con tutte, nel senso, diciamo, cerco di conoscerle tutte. E ho conosciuto varie razze. Allora,
praticamente cosa succede? Oggigiorno sembra una cosa impossibile conoscere qualcuno all'esterno del mondo, un po' come quando non si conosceva l'America, continente americano, e si diceva: ah, ma l'America non esiste, è impossibile avere contatti. È la stessa cosa. Quindi noi oggi abbiamo contatti col mondo intero, cosa che una volta avevamo contatti solo con l'Italia, per dire, solo a livello nazionale. Oggi abbiamo contatti col mondo intero, prestissimo avremo contatti con l'universo intero. Intesi che poi in realtà l'universo è infinito, anche le creature extraterrestri che hanno dei dischi volanti, noi li chiamiamo così, loro quando ci parlano telepaticamente, quindi usano dei codici. Noi quando sentiamo la telepatia, il nostro cervello percepisce il messaggio telepatico e lo rende a parole nella propria lingua. Io lo rendo in italiano perché la mia lingua è italiana. Quindi ogni parola è a sé. Allora se io sento dire da una creatura extraterrestre disco volante, però questa creatura extraterrestre non è che mi ha detto la parola disco volante, io potrei dire: ah, si dice come si dice sulla Terra. No, mi ha mandato un codice e io questo codice l'ho recepito come disco volante. Però potevo chiamarlo masca, le masche erano dischi volanti, si diceva una volta. Ci sono tanti modi di chiamare le cose, ognuno le recepisce in base al codice che ti mandano dei codici. Una volta si diceva carri volanti, carri di fuoco, perché il nostro codice percepiva così. Oggi il nostro codice percepisce dischi volanti. E sempre sono dei codici, ogni parola te le mandano telepaticamente. Diverse cose si possono dire. Allora, perché noi siamo stati sviluppati, siamo stati creati così? Dovete sapere, nell'universo comunque c'è un'anima e c'è un fisico, l'universo spirituale, l'universo fisico, quindi ci sono sempre delle anime. In realtà la vita si espande, si estende soprattutto all'interno dei pianeti, nelle cavità, dove fonti di magma danno luce e calore e dove c'è anche acqua. L'acqua c'è in tutto l'universo, è inutile che dicono: ma dobbiamo vedere, c'è in tutto l'universo. E siamo stati sviluppati e creati perché? Per superare un grosso fattore. Qual era? La sovrappopolazione. In tutte queste cavità dopo venivano a esserci troppe creature, troppi abitanti. C'era sovrappopolazione. Quindi creare una razza come la nostra, noi siamo rari, una razza rara, razza umana, razza rara, perché abita all'esterno di un pianeta. Solitamente dovete sapere: ah, ma bisogna vedere se c'è vita. La vita è diversa da noi, abitano all'interno dei pianeti. Ci sono gli animaletti, ogni tanto sbucano, eh? Avete visto? Se si vede. È così la stessa cosa, vedete, nulla è per caso. Allora, sì, c'era un animaletto davanti alla videocamera, forse non so se si è visto. Allora, veniamo noi, vedete che sbucano all'improvviso gli animaletti del bosco e anche da sottoterra. Sottoterra le creature intraterrene. Noi sulla Terra abbiamo le creature intraterrene. Le creature extraterrestri vivono su questi loro pianeti all'interno, però sono cavi. Allora, cosa succede? Loro quindi ci hanno creato anche per riuscire a gestire questa sovrappopolazione in maniera che non ci fosse più questa sovrappopolazione, perché le creature nell'universo fossero spalmate su anche all'esterno dei pianeti e non solo all'interno. Quindi, creati noi, naturalmente loro come viaggiano? Viaggiano come dei dischi volanti. Avevo fatto in un secondo video 2010 che ho fatto UFO Informazioni. Avevo scritto questo,
tramite l'unecio, oggi lo chiamano livermonio, perché un unecio, quando dissero scoprirono in realtà è una sostanza extraterrestre, quando scoprirono l'unecio richiamava troppo Anunnaki, che sono le creature extraterrestri, una razza extraterrestre, quindi richiamava troppo quel nome. Allora un unecio non si è più usato, notate, e si è usato livermonio. Non è parola mia, l'hanno usato gli americani, livermonio. Quindi vedete, però c'è sempre qualcosa che sanno e non tutto ci dicono. Veniamo al dunque, quindi come avere contatti con queste creature? Allora, queste creature sono nei loro mondi, nei loro pianeti, hanno un governo soprattutto monarchico, governato da regine, quindi regine femmine. Io devo dire, allora, la regina non sempre si mostra. Talvolta quindi capiterà vedere dei regni extraterrestri che sembreranno governati da creature maschili. In realtà può essere che delle creature maschili si presentano di più a noi, come anche quelle femminili, ma non la regina. La regina sta più appartata solitamente. Comunque al 100% di ciò che ho visto, di questi mondi, di ciò che ho conosciuto, di questi pianeti, di queste creature, queste razze, io pensavo che non fosse il 100%, dopo conoscendole di più queste creature, ciò che mi è capitato al 100%, ho conosciuto razze monarchiche governate da regine, quindi da femmine. Loro non è che chiamano donna uomo, ci sono, diciamo, le donne, le femmine, i maschi, no? Però non è che, capite? Ogni pianeta ha il suo modo di dire, anche in codici, però ha il suo modo. Benissimo, comunque non è tutto molto diverso da noi, anche se per esempio alcuni Anunnaki siriani, per esempio quando partoriscono un bambino non lo fanno al nono mese, talvolta esce in realtà un uovo al settimo mese, quindi la gestazione sono i primi 7 mesi e gli ultimi mesi, che poi può arrivare anche a 12 mesi, è un uovo che di solito poi lo depongono in un luogo appartato, custodito, e poi, diciamo così, il bambino, la creatura nasce dall'uovo, quindi la prima gestazione nella pancia e poi esce un uovo, non esce subito il bambino, insomma la creatura che poi mano a mano si sviluppa. Cari amici, è così, io, vedete, sembra che vado troppo avanti, perché dobbiamo superare questo scoglio. Io attendevo tantissimo che ci fosse un momento in cui dessero delle lucidazioni ufficialmente e io partivo con un video del genere. Sono dovuto partire con un video del genere prima di poter avere l'ufficializzazione, che si ufficializzasse delle creature extraterrestri. Quello che dicono, hanno detto veramente niente, come le briciole. Allora veniamo ancora a varie situazioni, ed ecco come si compone il loro vivere quotidiano. Non esiste denaro, da loro non esiste denaro, perché il sistema è quello dell'alveare come le api. Quindi c'è una regina e
ci sono le varie api che collaborano affinché l'alveare vada bene, produca, vada bene. Lo stesso metodo dell'alveare. È un metodo, se volete, veramente, potremmo dire perfetto, perché ognuno ha il suo compito, ognuno si sa gestire e non c'è il timore per il domani, che quindi ciò che va, ciò che non va. E quindi la mancanza di denaro, ma è per tutti, quindi c'è il cibo, c'è tutto. E anzi, naturalmente, ogni cosa, per questo si sono sviluppati ancora di più i macchinari, perché sono più avanti di noi le creature extraterrestri? Prima di tutto perché vivendo all'interno dei pianeti, non subiscono le situazioni all'esterno, quindi cadute meteoriche e tutto quanto. E quindi già quello è un fattore sempre di evoluzione. E poi, naturalmente, non avendo il denaro, cercano sempre di fare in modo che sia tutto meccanizzato, perché più è meccanizzato e meno devono fare loro. Meno hanno da fare e più possono interessarsi di ben altre cose, come andare all'esterno, in altri mondi, a poterli visitare. E in altri mondi, quindi viaggi, in alcuni pianeti non sapevano che all'esterno ci fosse vita, vivevano all'interno, ma questo sto parlando, dobbiamo andare indietro ai tempi. Allora vivevano solo nel pianeta, però naturalmente poi si sviluppavano all'interno e non sapevano quanti erano, come facevano a stare lì. Si parla anche di milioni di creature su alcuni pianeti. Non enormemente, non sono sempre tantissimi, ma milioni di creature arrivano. Allora finalmente volevano creare un passaggio nei pianeti, un passaggio, però temettero, ai tempi che furono, di bucando poteva capitare qualcosa. Invece bucarono e scoprirono che di là c'era l'universo infinito. Tramite l'Unonezio, quindi il Livermorio, e possono fare anche, praticamente captano energia, captando l'energia con un circuito di mercurio, gasificazione e liquefazione, riescono poi, captando l'energia, a viaggiare anche più veloci della luce, a fare questi viaggi. Però anche a fare questi viaggi, quindi in assenza antigravitazionali, quindi da una parte all'altra ci vuole un istante, non sono mai riusciti neanche le creature extraterrestri di qualunque pianeta ad arrivare alla fine dell'universo. Quindi l'universo veramente è infinito. E nell'universo, naturalmente, queste creature, per mantenere la sicurezza, diciamo, sui loro pianeti, ovvio, hanno imparato a leggere nel pensiero, e questa è una garanzia di sicurezza, perché leggendo nel pensiero possono sapere se uno pensa bene o pensa male, così come agisce, come agirà bene, perché proprio per vivere con serenità. Tanto il denaro non esiste, c'è pane, per intenderci, c'è da mangiare per tutti. E quindi queste creature, la privacy è vietata. Semplicemente leggono nel pensiero e voi non potete non permetterglielo. Ma sarà per tutti così, perché noi, anche noi terrestri, abbiamo queste capacità. Tra le creature, ma questo è semplicemente un seme di palma, diciamo così, un seme di palma che poi creerà una nuova palma. Ma qui non lo metto, perché non è zona di qua.
raccolto a Varese e ok, non è zona, però è per farvi comprendere. Allora, esistono creature così, nel senso, nell'universo anche le creature come gli alberi esistono. Piante intelligenti, piante, ma sono intelligenti, altro che piante vive, se vogliamo. Poi con i codici, no? Cerchi sempre di sapere qual è la parola più opportuna per esprimerti. Diciamo quindi piante vive. Piante vive che hanno imparato a togliere le radici dal suolo dove stavano e camminare e vivere. Proprio come se fossero delle persone, camminare e vivere. E così sono anche queste creature extraterrestri, ce ne sono di tutti i tipi. Le piante vive, diciamo le piante più sviluppate, però queste piante si riproducono, questo è un esempio così, poi c'è la creatura extraterrestre, per potersi riprodurre però queste piante che sono sviluppate così, hanno bisogno di creature a sangue caldo, loro sono creature fredde, sono fredde, e hanno bisogno di creature a sangue caldo, quindi hanno allevato animali sui loro pianeti per poter fare in modo di svilupparsi. Però prendendo spazio sempre loro, alla fine accadde che questi animali sui loro pianeti si estinsero. E un pianeta in particolare, per motivi di sicurezza, queste piante sono sotto controllo delle creature, le utilizzano per la tecnologia, perché sennò si svilupperebbero dappertutto. E hanno avuto quindi un contatto con altre creature a dire: mettiamoci d'accordo, vi diamo la possibilità di riprodurvi e voi ci aiutate con la tecnologia. Quindi la tecnologia extraterrestre è evoluta, sviluppata anche in merito a una tecnologia che non usa solo metallo, ma usa anche sostanze vive. Queste piante riescono ad avere una telepatia, a capire, ma questo è un esempio pratico, ma poi le piante extraterrestri riescono ad avere una telepatia che nessun'altra creatura riesce ad avere, quindi riescono a captare qualcosa di impossibile per altre creature nell'universo. E sono state utilizzate per la tecnologia, per la possibilità anche di interporsi con ciò che noi conosciamo come computer, come quindi il tutto. E si è utilizzato un cambio di questa tecnologia, le creature tipo Anunnaki aiutano queste creature, quindi vegetali sviluppate, a riprodursi. Gli hanno donato quindi animali, almeno noi li chiamiamo animali, no? Quindi altre creature da poter allevare per aiutare nello sviluppo, semplicemente si posizionano e si riproducono a contatto, quindi ci deve essere assolutamente un contatto, e si riproducono a contatto maschio e femmina, però a contatto con una creatura calda. E sono fantastiche. A parer mio, le migliori creature dell'universo, però è un parere mio personale, perché a volte si dice male e bene, in realtà se vogliamo c'è bene dappertutto, naturalmente il bene deve essere anche giustizia, altrimenti non è bene, il bene deve essere accomunato dalle cose giuste. In questo momento, a parte qualche aereo, ecco che quindi veniamo a un momento importantissimo per il pianeta Terra, in questo caso, per l'avvicinarsi del pianeta Nibiru. Il pianeta Nibiru è un pianeta dove vivono queste creature Anunnaki. All'interno del pianeta, perché dite, com'è possibile che vivano in un pianeta? In un pianeta che ha un'orbita ellittica allungata dalla nube di Oort, la zona della Via Lattea, della galassia Via Lattea, fino al Sistema Solare. E non è che va contro la Terra, come qualcuno sostiene, no, transita tra Marte e Giove. Però cosa succede? Che naturalmente scombussola,
scombussola il tutto, col suo transitare nel sistema solare scombussola quello che è il ciclo del sistema solare ogni 3600 anni terrestri, perché poi il tempo è anche in base, noi lo misuriamo in base alla rotazione della Terra, ma se una creatura abita su un altro pianeta, ok, in base a cosa misura il tempo? Ecco perché il tempo è una cosa che non si sa, non si conosce bene, perché ogni pianeta allora ha un tempo suo e scorre il tempo in maniera diversa, ogni momento è diverso. Beh, quindi queste creature Anunnaki verranno in contatto con noi anche in merito al loro avvicinarsi, saranno talmente vicine al pianeta Terra, verranno in contatto con loro. Loro verranno in contatto con noi terrestri e assieme poi alle altre creature, perché sono assolutamente interessate sia per amore divino e sia anche perché noi siamo una razza rara e finalmente grazie a noi non c'è questa situazione di sovrappopolazione. Veniamo al dunque, quindi anche nella seconda metà del mese di ottobre 2019, tempo terrestre, qui sul pianeta Terra, ovviamente in relazione all'avvicinarsi al pianeta Nibiru, tante cose stanno succedendo, quindi questo lo comprenderete meglio, non è che sto dicendo una cosa campata per aria, è una cosa assolutamente logica. È logico l'aumento dei terremoti, aumento quindi eruzioni vulcaniche, aumento di queste situazioni, tempeste, tutto quanto, soprattutto terremoti, eruzioni vulcaniche, anche cadute meteoriche, eclissi inaspettate, situazioni tremende per il pianeta Terra nella seconda metà del mese di ottobre 2019. E magari succedendo così, però, cosa succede? Aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, che finalmente però indurrà a dire nel mese di novembre 2019 veramente sul pianeta, il pianeta Nibiru esiste ufficialmente. Allora questo video avrei potuto fare più in là. È il 24 settembre 2019, Gennaro Gelmini, e io il 24 settembre 2019 vi dico: aumento di terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami e quant'altro, eventi vari geofisici, geologici sulla Terra, geofisici sulla Terra. Poi allora praticamente nella seconda metà di ottobre 2019, nel mese di ottobre, la seconda parte del mese di ottobre 2019, aumento sismico, aumento di eruzioni vulcaniche, questi eventi. Ma è assolutamente logico, abbiamo avuto il terremoto in Albania a 5.8 gradi Richter, terremoti avvenuti in Turchia 5.8 gradi Richter, terremoti avvenuti alle Canarie, anch'essi forti, quindi dalla Turchia alla Spagna, alle isole della Spagna, di mezzo c'è l'Italia. E non dimentichiamo in California, dopo il terremoto forte di luglio 2019, c'è una sequenza sismica sul vulcano Coso, il nome giusto, si chiama così, il vulcano Coso, c'è una sequenza sismica ininterrotta alle pendici del vulcano, nella zona del vulcano, in California, Stati Uniti. E tutta l'area dell'Oceano Pacifico, non solo è piena di terremoti, sempre stata, oggi peggio ancora, terremoti anche in zone considerate quasi, diciamo, sismiche, terremoti anche vicino al Polo Sud, all'Antartide quindi. E adesso abbiamo cambiato location per motivi tecnici, ma bene, oggi siamo da degli amici, siamo a Porto Ceresio sul lago di Lugano. Era
l'altra volta, quindi il primo pezzo, il 24 settembre 2019, adesso siamo il 29 settembre 2019 e dovevamo ancora discorrere di quello che erano le razze extraterrestri. Veniamo al dunque, come continuiamo a dire, ma la diversità, qui per esempio c'è un gran bel profumo, più che di lago anche di piante selvatiche, ma profumano di buono. Allora, cari amici, vedete, piante selvatiche sembra qualcosa di estraneo, invece profumano di profumi fantastici. È la stessa cosa, quindi la diversità, come faccio a descrivervi il diverso? Le creature extraterrestri diverse da noi. Diverse, completamente diverse, certo. Però ciò che ci lega è lo stesso animo vitale. Si chiama in diversi modi, comunque c'è un costruire il futuro. E tutti assieme. Quindi la diversità delle creature. La diversità non vuol dire censura. La diversità non vuol dire che noi dobbiamo accantonare, dobbiamo dimenticare. La diversità non vuol dire neanche che si è sempre negato la vita, si è sempre negata la vita nell'universo. Invece esiste creature intelligenti e verranno assolutamente qui sul pianeta Terra a breve. E sarà una cosa fantastica. E io come faccio a descriverle? Sono diverse da noi. Ma un po' tutti noi siamo diversi, no? Gli uni dagli altri. Allora come io la faccio così e me la tengo così, bene? E la stessa cosa. Ognuno di noi è diverso, allora sì, più diverso di noi, come posso dire? Diverse, diverse. Tutte fatte in maniera di tutti i tipi, nel senso, allora, praticamente ogni creatura si sviluppa nel suo pianeta in base a ciò che dà il pianeta, quindi come si vive, cosa si mangia, come si vive sul pianeta e anche all'interno dei pianeti. Quindi è naturale, è normale, è naturale, sono diverse da noi. Descriverle, ma mi sembra superfluo, perché noi abbiamo una terribile paura del diverso. Il diverso ci fa terrore. Invece il diverso, quello che verrà, è come se il nostro fratello che torna da un lungo viaggio spaziale, torna il nostro fratello, tornano i nostri fratelli. Allora se solamente così vedessimo il diverso sarebbe fantastico e più facile di così. Allora come faccio a descrivere ciò che è diverso da noi? Io perché ho portato avanti per conto mio le cose? Perché solitamente no, non bisogna dire perché si ha timore, chissà che. Allora, ci deve essere questo incontro tra noi terrestri e creature extraterrestri, benissimo. Che non debba essere motivo di timore. Timore significa iniziare a censurare, iniziare a parlare magari male di creature benevole che ci vogliono un mare di bene, ci vogliono, come posso dire, grande amore. E noi siamo questa razza rara che abita all'esterno di un pianeta. E la diversità, allora sì, sono tutti diversi da noi, ok? Iniziate però, non devo iniziare io a dire, ma sapete questa così, questa cosa. Allora, invece immaginate, perché è assolutamente vero,
Iniziate a immaginare il diverso, qualcosa di totalmente strano. Ciò che è diverso, perché lo dovete immaginare voi? Perché lo so io. Ci sono quelli che, per esempio, essendo un po' più all'insù, fatti in una certa maniera, è naturale. A volte li vediamo col casco. Poi quando si mostrerebbero molto diversi da noi. Allora magari li vediamo col casco, con i coperti. Sappiate, il diverso non significa essere brutti e cattivi. Il diverso può essere anche bellezza, il diverso. Queste creature diverse da noi, scopriamole e scopritele. È l'amore universale, perché non ha senso. Non badate mai a quelle cose del tipo prendono energia, vita, anima. L'anima è a sé, l'energia è a sé, la vita è a sé. Ognuno, ogni creatura ha questo dono, che è un dono divino. Quindi non c'è nulla che ci vengono a togliere. Piuttosto, ecco, noi siamo delle creature che riusciamo a vivere all'esterno dei mondi, all'esterno dei pianeti, ed è una cosa fantastica. Allora, la diversità, io potrei raccontarvi di tanta molteplice diversità, che sappiamo già, conosciamo già, sono diversi, ok. Però il diverso non vuol dire che siano, ok, malvagi, che creature benevole, assolutamente. E questo è l'universo. Finalmente l'uomo, l'umanità, che conosce ufficialmente e ha il contatto diretto, tutti quanti assieme, nessuno escluso, con queste creature extraterrestri. Extraterrestre cosa significa? Nato non sulla Terra. Ma non terrestri nati non sulla Terra, extraterrestri, proprio creature di altri pianeti. Ah, che bello, che bello. E siamo qua a Porto Ceresio. Adesso, prima era il 24 settembre 2019, 29 oggi, settembre 2019, ovviamente Gennaro Gelmini. Cerco di pubblicare il video oggi stesso, quindi questa è l'ultima parte. E quindi godete il panorama, così elaboro il tutto. Ricordate, il diverso non è per forza diverso uguale malvagio. Diverso significa diverso da noi, ok? Non troverete il Gennaro Gelmini, troverete qualcosa di completamente diverso. Qualcosa, qualcuno, quindi. Quindi qualcuno completamente diverso. Però sappiate che l'amore è universale, poche storie, e quindi tutte quelle storie, energia, rubano, sappiate, l'amore universale, sono creature benevole e pace sulla terra, e loro, questo amore universale che ci donano. Ecco, dimenticavo, ho portato delle cosine, però ce l'ho in borsa, quindi adesso guardate, cari amici, questo è il lago di Lugano, io apro la borsa, vediamo se riesco a trovare, naturalmente non trovo niente di quello che dovevo trovare, è ovvio. Eccola qua, è andata assolutamente sotto. Allora, cari amici, magari ci posizioniamo, che dite, qua? Va bene qua? Cerco di dare il meglio. Chissà se
potete... Cari amici, ho trovato in Valle Olona, ieri, ho trovato una mela piccolissima. Io direi, se qualche nano dei boschi, che qualche folletto dei boschi l'ha persa, me lo viene a dire e gliela do. Guardate, ecco, proprio una melina piccolissima, grande come piccolina, assolutamente una mela, qua un po' così, sembra una mela Granny Smith, assolutamente piccola, sembra come se... Sembra come se un folletto dei boschi l'avesse persa. Il folletto dei boschi è pregato, allora me lo dica. Sembra uno scherzo, ma è incredibile ciò che ho trovato ieri in Valle Olona. Correvo evidentemente un po', tanto per cambiare, anche qua mi sono fatto le mie corse, ancora un abbigliamento estivo, però sempre correndo. Dovrò ancora correre. E ho trovato questa melina come se un folletto dei boschi fosse scappato al vedermi correre. Stavo andando a lavorare in Valle Olona e qua siamo sul lago di Lugano, amici. Oppure, tanto per cambiare, mi è rimasta, non è plastificata, mi è rimasta la mela, cioè mi è rimasta la patata, la mela era quella, e mi è rimasta la patata potato loaf, mi è rimasta perché l'ho messa in frigo, e mi è rimasta potato loaf. Vedete? Potato loaf, l'ho portata anche al lago di Lugano, non è la mia fidanzata. E cari amici, potete love a tutti, da Gennaro Gelmini al 29 di settembre 2019. Prima eravamo Samarate, Ferno, zona aeroporto Malpensa, e adesso siamo sul lago di Lugano. Ultima panoramica e ci vediamo presto. Io naturalmente ho dovuto prendere le cose dalla borsa, che avevo in borsa, e la videocamera era sopra la borsa, tanto per cambiare.